questo libro in realtà è una promessa che ho fatto e che devo mantenere, come tutte le promesse. Una promessa che ho fatto alla mamma di Yoja. Il titolo è Un mondo nuovo perché in realtà in quegli anni lì non esisteva internet, non esisteva, diciamo, i media, eccetera. Quando tu andavi in un paese così lontano e così differente da noi, era veramente un mondo nuovo. C'era come catapultarti su un altro pianeta, letteralmente. C'era un mondo nuovo per me che venivo dalla Puglia e poi da Brera, da Milano. La copertina in realtà è una roba nata in famiglia, perché questa è una foto di mia moglie, ma il concept, l'idea, la grafica del libro è l'ha fatta mio fratello, che, diciamo, oltre ad essere l'amministratore delegato della Maison Cause Nationale, è anche da sempre, diciamo, l'art director. Ho avuto la fortuna di lavorare con un maestro come Yoji, che all'epoca era un po', insieme a Rei Kawakubo, stavamo rivoluzionando la moda di tutto il pianeta in quel momento. Per cui essere nell'atelier di Yoji, che era la star internazionale, diciamo, della moda mondiale, eccetera, è stato sicuramente un privilegio. Io sono arrivato in questa stanza, più che una roba di moda, sembrava, non so, cioè una stanza dove c'era questo guru che si percepiva, che aveva un'energia diversa. La mia ossessione era ballare, perché a me mi è sempre piaciuto ballare, non mi chiedere perché, ma al ballare proprio mi impazzisco per ballare. Un ossessionato modaiolo e che, come dire, però che non si prende troppo sul serio alla fine.